Ciao amici di Wheels Mag, no, ripartiamo più tranquilli, dai. Ciao amici di Wheels Mag Italia, sono Gianluca Villa ed oggi vi vado a presentare la bestia di Ducati, ovvero la X Diavel versione addirittura S. Diciamo che la differenza dalla base è solo quasi esclusivamente estetica, finiture più curate, disegno cerchi più prestigioso. L'unica novità, diciamo, a livello tecnico è che c'è la possibilità di collegare il vostro telefono Bluetooth al cockpit in modo tale che se qualcuno vi chiami di poter vedere chi è il chiamante. Nulla di più. Il concetto, la base, è identica. Grande gommone dietro, avantreno molto pronunciato in avanti, trasmissione a cinghia e tutto quello che comporta questa grande moto. Tra i numeri che identificano per Ducati questo modello, ovvero 5.000 i giri a cui è disponibile la coppia di 12,8 Nm, abbiamo 147 configurazioni di comfort per quello che riguarda tutti i vari settaggi degli accessori di X Diavel e infine 40 come i gradi di inclinazione che sono gli stessi della Diavel normale e vi permettono di avere delle grandissime pieghe in curva nonostante la mole del mezzo. Il motore è il 1260 testa stretta con il sistema DVT, ovvero Desmodronic Variable Timing, che non è nient'altro che tradotto in italiano la fasatura variabile. Abbiamo il launch control che vi permetterà di partire a cannone da qualsiasi situazione come una MotoGP e vi garantisco che è veramente così. Abbiamo in questo caso della S anche dei disegni specifici per gli specchietti, ma una grande reparto sospensioni a retrotreno, un ammortizzatore regolabile all'anteriore, la forcella prevede tutti i settaggi possibili, ovvero rebound, compressione e precarico. Adesso vediamo un attimo la scheda tecnica e dopo torniamo sulle impressioni. Disegno specifico per il cerchio posteriore da 17 pollici per la X Diavel con gomma Pirelli 240/45 Diablo Rosso 2, ammortizzatore regolabile in precarico e estensione. Scarico a doppia uscita sotto pancia, finiture del motore con lavorazioni a vista e telaio a traliccio in tubi d'acciaio. Frizione antisaltellamento a comando idraulico. L'anteriore monta una ruota da 120/70/17, frenata da due pinze Brembo monoblocco M4-32, radiali a quattro pistoncini, comandate a loro volta da una pompa radiale. La forcella a steli rovesciati completamente regolabile da 50 mm riporta, a differenza della versione base, una finitura DLC. Cornering ABS di serie. Il 1260 cm3 bicilindrico ad L testa stretta con iniezione elettronica e Desmodronic Variable Timing utilizza il sistema Ride-by-Wire 152 cavalli e 9.000 giri per 12,8 kg di coppia a 5.000 giri. Il peso a secco dichiarato sono 220 kg, mentre per i consumi siamo a quota 5,3 litri ogni 100 km. L'inclinazione di 30 gradi, 2 gradi in più rispetto alla Diavel normale, produce una vancosa di 130 mm, 18 litri di carburante, anche in questo caso un litro in più rispetto alla versione Diavel normale, 3 riding mode, ma c'è anche in dotazione il launch control. Il sistema di trasmissione non è a catena ma a cinghia. Completano la dotazione il sistema keyless, senza chiavi quindi, e il daytime running light solo presente nella versione S. Bene amici, abbiamo visto la scheda tecnica, vi ho parlato del mostro di Ducati, parliamo un po' di come va questa moto. Come potete vedere la forcella da 50 mm ha anche un'inclinazione molto sparata in avanti perché è un cruising, come concetto è una moto per andare bene sui rettilini, per essere comoda e per affrontare in sicurezza e con velocità abbastanza sostenute i grandi rettilini. In realtà la natura di X Diavel è un po' diversa perché già dalla forcella pluriregolabile, dal comparto freni anteriore doppio a disco con pinze Brembo monoblocco, diciamo che qualcosa non ci quadrava e infatti è così. Nelle curve veramente un animale, il limite è solo esclusivamente forse l'angolo di piega e il gommone dietro che non vi aiuterà tantissimo a fare le pieghe. Nella versione S la possibilità di avere il faro daylight che si può switchare semplicemente con questo bottone e decidere come farvi vedere durante il giorno
mentre frecce e fari tutto a LED si distribuiscono in base anche alle frecce, alle curve che fate, quindi si spegneranno automaticamente, mentre i fari hanno lo switch automatico tra notte, così come anche il cruscotto. Che dire del vero comportamento della bestia? Il 1260 con i suoi 152 cavalli a 9000 giri sprigiona veramente tanta potenza. È abbastanza docile sotto, non scendete sotto i 2000 giri perché diventerà un po' come tutti i bicilindrici scalciante, ma dopo l'erogazione è veramente ottima. Tende anche a impennare in prima senza troppo tendere, impenna, punto e basta. Il traction control che potete regolare è completamente supportato dalla piattaforma inerziale, quindi anche in curva e inclinati ABS e traction control distribuiranno le forze e vi aiuteranno anche grazie al ride-by-wire, quindi non c'è il filo del gas ma è tutto elettronico. Noi l'abbiamo trovata però troppo rigida per quello che è l'indole di questa moto, che ha anche una trasmissione a cinghia, e quindi questa trasmissione vi aiuterà a non avere troppi on-off, ma addolcirà anche l'erogazione, oltre alla possibilità di settare i tre riding mode possibili. Quindi l'abbiamo trovata molto rigida, soprattutto sulle asperità un po' pronunciate, anche dovuti alla posizione inarcata verso l'avanti, soffrirete un po', questo lo dobbiamo ammettere. C'è il launch control, però perché non mettere anche un cambio elettronico? Questa secondo me è il vero pelo nell'uovo di questa moto. È tanto sportiva e si sono dimenticati un piccolo accessorio che veramente neanche nella dotazione eventualmente di accessori sembra essere disponibile, avrebbe contribuito moltissimo a rendere il pacchetto, diciamo, di lancio completissimo. Abbiamo testato la moto in autostrada, l'abbiamo testata nelle curve e possiamo dire che è completissima, è una moto che non vi farà invidiare nulla a nessuno per come può essere gestita. Certo, per il carico, il bagagliaio, per essere una cruising vi dovrete inventare qualcosa. Il costo, parliamo di 23.790 euro la versione bianca 2018 di quest'anno, contro i 300 euro in meno della versione normale black, per poi scendere di 3.000 euro ancora, arrivare alla versione base, non la S. Non, come detto, non c'è differenza sostanziale di tecnica, ma è più un'estetica. Io consiglio di andare a vedere nei concessionari Ducati, assaggiare questo motorone che è sempre italiano ed è sempre pompone, nel senso che vi spaccherà di divertimento e veramente ve la godrete. Il costo, se lo potete affrontare, non è un problema. Ringraziamo Alpine Star che ci ha fornito una tuta Yokohama per andare con questo leggero freddo invernale ancora alle porte e un clima più mite durante la giornata in giro per la Brianza e non solo. Ringraziamo anche X-Lite per il casco, questo è l'X702 GT Ultra Carbon, un casco veramente sportivo, un po' rumoroso ma è normale per la sportività, sempre protetti. Noi abbiamo Zandonà che ci cura le spalle in ogni frangente. Iscrivetevi al nostro canale, è gratuito e ci aiuterete a continuare il nostro lavoro, mi raccomando. Da Gianluca Villa per Wheels Mag Italia è tutto, vi ringrazio per avermi guardato, mi raccomando, quando salite in moto sempre con divertimento!